Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Vediamo in questo video come prendere le distanze da una persona emotivamente violenta, persone tossiche, ciniche, narcisiste. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, metti un like, ovviamente condividi questo video con i tuoi amici, se vuoi puoi fare una donazione al canale, una donazione ben accetta, basta che vai sotto il video e clicchi sull'apposito bottoncino. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonarsi è facile, vai nella home page, tastina abbonati vicino a tastina iscriviti, seleziona l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema, come prendere le distanze da una persona emotivamente violenta, narcisisti, persone tossiche e ciniche. La violenza emotiva non è una violenza fisica, ma è una violenza di natura più psicologica. Sono persone che, ad esempio, ti fanno il silenzio punitivo. Quando tu non ti allinei alle loro caratteristiche, queste, spariscono, fanno ghosting, oppure non ti parlano più. Oppure sono persone che in qualche modo cercano di manipolarti, ricattarti, fanno leva sui tuoi punti deboli, sulle tue fragilità. Ecco, queste sono violenze emotive, sono persone che cercano in qualche modo di distruggere la tua autostima, alimentando le tue insicurezze. Sono narcisisti che ad esempio ti fanno il gaslighting, cioè di farti passare per folle, per pazza, per sbagliata, è comunque una, diciamo, violenza emozionale. Quindi devi imparare a gestire questo tipo di persone. Quindi intanto devi cercare di capire che hai a che fare con personaggi di questo tipo. Il modo migliore per capirlo è sentire un senso di disagio. Se tu senti un senso di disagio quando interagisci con queste persone, è perché c'è qualcosa che non va, è perché queste persone ti danno, come dire, hanno qualcosa di negativo, qualcosa di nefasto dentro e di fatto ti fanno star male, non ti fanno star bene, hanno degli effetti collaterali, diciamo così. Ecco, quindi queste sono tutte situazioni che devi prendere in considerazione che ti devono far capire che hai a che fare con una persona emotivamente violenta. Perché quando ti trovi bene con una persona, in realtà questo benessere lo provi a 360 gradi, non vivi turbamenti, non vivi tensioni, non vivi ansie. E quindi prima cosa è non devi cercare di cambiare una persona del genere, perché tanto non cambieranno mai. Devi accettare che sono fatti così. E quindi stabilisci dei limiti. Stabilire dei limiti vuol dire che non devi più interagire con loro. Devi piano piano, gradualmente, prendere le distanze, in modo tale che devi decoinvolgerti, e puoi farlo anche molto rapidamente se capisci che hai a che fare con una persona di questo genere, pericolosa. E poi soprattutto non condividere nulla di personale con loro, non dirgli nulla di tuo di segreto perché lo useranno contro di te. Anzi, se puoi, cerca di scoprire quali scheletri nell'armadio hanno, perché eventualmente così potrai tu ricattarli per tenerti lontani, per difenderti fondamentalmente. Devi soprattutto evitare di credere a quello che dicono. Quando cercano di mettere in dubbio la tua sanità mentale, quando cercano di farti passare per pazzo, per folle, per persona poco affidabile, ecco, tutte queste cose, mi raccomando, devi cercare di evitare di credere, di cadere in queste
situazioni perché è veramente negativo, è veramente nefasto. Se tu accetti di entrare a far parte di questa situazione, se tu accetti di dare credito a questa persona, non ne verrai più fuori. Devi evitare assolutamente di lasciarti manipolare. Quindi fai assolutamente quello che ti va di fare. Nel momento in cui tu senti un disagio, devi allontanarli, stai lontano, soprattutto per il tuo benessere, il tuo equilibrio da questo tipo di persone. Impara a nascondere, a mascherare le tue emozioni. Non permettere a queste persone di fargli vedere che ti hanno turbato. Questo è estremamente negativo, estremamente nefasto, perché se gli fai vedere, se loro si rendono conto che in qualche modo ti hanno turbato, se loro si rendono conto che in qualche modo ti hanno generato delle negatività, hanno forza, la forza dalla loro parte. Quindi devi assolutamente evitare. Non devi neanche reagire con questa tipologia di persone, ma devi semplicemente somministrare le armi che hai a disposizione. E le armi che hai a disposizione sono l'indifferenza, il rifiuto e l'abbandono. E questo purtroppo è l'unica cosa che devi fare. Non ci sono altre possibilità, perché altrimenti se accetti di entrare in contrasto anche questa tipologia di persone ti distruggerà sempre di più emotivamente. E quando ti rendi conto che hai a che fare con una persona di questo genere, la prima cosa che devi fare è cercare di abbatterla da un punto di vista, diciamo, del tuo coinvolgimento. Non devi assolutamente pensare che questa persona ti possa coinvolgere. Non devi assolutamente accettare il coinvolgimento di queste persone. Questo è un punto importante, un punto fondamentale. Perché è il tuo coinvolgimento che dà loro potere. Stabilire dei limiti è una cosa fondamentale e devi capire con chi hai a che fare, questo è il concetto di fondo. E anche capire quali sono le tue ferite, quali sono quei tasti che, diciamo, se vanno toccati possono mandarti in tilt da un punto di vista emotivo e quindi proteggere queste cose, mascherando, come dicevo, le tue emozioni e non permettere alla persona di capire, a questo tipo di persone, di capire quali sono i tuoi punti deboli. Impara poi ad amare te stessa, anche quando qualcuno ti ferisce, anzi, proprio attraverso queste ferite che devi imparare l'amore per te stessa, per te stesso. Soltanto in questo modo riuscirai a prendere le distanze da una persona emotivamente violenta. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che le donazioni sono ben accette, basta scrivere sotto il video e clicca sul tastino apposito e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarti è facile, abbonarsi è facile, basta andare nella home page. Tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti, al prossimo.